Musica, arte, spettacolo, in una parola vacanze. L'ITB di Berlino si conferma come la più grande borsa internazionale di turismo al mondo e offre ai visitatori uno spaccato dinamico e complesso della grande industria del divertimento e delle vacanze. La sezione più divertente è quella dedicata al settore cinema, dove con il Golden Statdoor Award vengono premiati i video turistici più belli portati in fiera da enti di promozione del turismo e grandi catene alberghiere. L'India occupa da sola un intero padiglione e regala emozioni attraverso un video in cui il viaggiatore ideale accarezza tigri ed elefanti, diventando parte del paesaggio. Why are you here? For business, no? I am promoter of the business of the hotel. It's very important Germany for you. Yeah, because here the ITB Berlin, so many countries people are here. So we are here for marketing our business, our hotels. Thank you. Yeah. Are you a tour operator? Yes. And why are you here? I'm from Kerala. Okay. Is it a wonderful region? Yes. Working from? Sorry? Where you India, came from? India. And why are you here? I came for exhibition to promote my company. Thank you. La Grecia è sempre lo stand più affollato perché è risaputo l'amore per l'antichità classica e le spiagge da parte dei tedeschi. Anche i più famosi hanno bisogno della pubblicità. Le Maldive sono state lo sponsor ufficiale dell'ITB, che dedica un intero padiglione alle strategie di comunicazione e marketing su cui sono stati fondati veri e propri imperi, mentre la tecnologia prende il sopravvento anche nel mondo del turismo. Ecco dunque i software di gestione più aggiornati e il web marketing cui l'ITB dedica un'intera sezione. Odore di orecchiette e buon vino di Negro Amaro e si arriva subito nelle stand della Puglia, dove l'assessorato al turismo con Puglia Promozione ha ripetuto la felice esperienza di proporre paesaggi ed enogastronomia. Ma le aspettative sono sempre alte, soprattutto sul mercato tedesco, che è il nostro mercato estero principale, è il mercato con cui abbiamo più collegamenti diretti, la presenza di aziende è importante, abbiamo oltre 40 aziende qui con noi allo stand della Puglia, con Puglia Promozione, un sistema collaudato con le imprese e ci auguriamo che loro vendano e di essere supporto alla loro vendita. A rappresentare la bellezza del Salento è stato il comune di Melendugno con le sue straordinarie marine. Assessore Annalisa Prete, siamo nella più grande fiera internazionale del turismo. Perché il comune di Melendugno ha deciso di partecipare? Melendugno ha deciso di partecipare per la prima volta, per noi quindi è una grande emozione essere qui in questa importante fiera internazionale, una delle piazze più importanti in tutto il mondo, perché vogliamo far conoscere le bellezze dei nostri luoghi, la bellezza del nostro mare a tutti, ad un turismo diciamo straniero. E questo è il vero motivo per cui noi siamo qua, vogliamo allargare i nostri orizzonti e far promuovere le nostre bellezze, il nostro territorio anche a livello internazionale. Immancabile la pizzica, grazie alla bravissima pianista e cantante Carla Petrachi. Carla Petrachi, la musica porta amicizia, calore, ma porta anche il territorio, quindi sei qui per promuovere il territorio attraverso la musica. Cosa eseguirai questa sera per noi? Contentissima e fiera di rappresentare il territorio, una bella opportunità che ho, ma anche una bella responsabilità. Suonerò musica tradizionale, farò questa sera, eseguirò la pizzica con un tamburello da brava pianista e cantante. No, porterò la tradizione qui a Berlino e suonerò una pizzica e poi farò una serenata o comunque un pezzo sempre tradizionale dedicato al nostro territorio. In Puglia c'era il meglio dell'offerta turistica del Salento. Che cosa vi aspettate dalla fiera? Diciamo, la fiera di Berlino è una fiera molto importante dove si incontrano molti tour operator internazionali. Ovviamente per noi del Salento il mercato tedesco è anche molto importante, per cui cerchiamo di approfittarne al massimo e incontrare e dialogare con quanti più tour operator possibili. Chi dice Puglia dice masserie. Ecco Masseria Chiccorizzo nel cuore del Salento, la Grecia salentina, dove ancora oggi si parla il greco.
Allora, le masserie sono sempre più richieste nella nostra amata Puglia perché offrono relax, cultura e storia. Voi che cosa offrite nella masseria Chicco Rizzo? La masseria Chicco Rizzo appunto è una delle più vecchie, affascinanti masserie ristrutturate, perfettamente ristrutturate, immerse completamente negli ulivi, e quindi la cosa più importante è il relax che può offrire. C'è una ricca biblioteca per cui potete benissimo leggere un bellissimo libro sotto l'ombra di un olivo. Ci sono dei percorsi anche piste ciclabili, abbiamo delle selve di aloe per cui potete vedere e conoscere questa pianta miracolosa. Tenete conto che sia io che mio fratello siamo dei medici, quindi abbiamo voluto dare un impatto anche sul benessere, sulla qualità, guardando anche l'aspetto medico. Perché siete qui a Berlino? Perché questa fiera è così importante per la Puglia? È una fiera importante, bisogna esserci comunque una vetrina internazionale e quindi siamo qui a rappresentare il nuovo brand che ho fatto adesso, il Cesar Accommodation Group, dove raggruppa varie strutture, tra cui masserie, quindi strutture molto particolari per il turismo. Ma la voglia di vivere del Salento contagia anche i berlinesi. La sera, breve conferenza stampa e festa nel ristorante Casa Italia di Luca Bruno con 40 giornalisti tedeschi e internazionali provenienti da tutte le parti del mondo. A organizzare l'evento per il secondo anno consecutivo sul tema Mediterranean Italy Salento My Love Party è stata Carmen Mancarella in partenariato con il Comune di Melendugno, assessorato al turismo e i migliori imprenditori dell'industria turistica salentina. Vino a volontà grazie a Cantina San Donaci, premiata anche a Berlino con il Wine Trophy e con gli spumanti di Tenuta Marano che si affacciano sui mercati internazionali. Assessore Loredana Capone, perché avete deciso di investire su Berlino? Perché è una fiera di valore mondiale e per noi è significativo esserci, in quanto vogliamo stabilire relazioni sempre migliori, anche ammirare delle buone prassi, magari replicarle, per esempio la gestione dei musei. Sono qui infatti per la fiera, ma sono anche per vedere come musei eccezionali rimangono aperti, sono in rete, hanno un flusso turistico abbastanza eccezionale. D'altra parte i rapporti tra la Germania e la Puglia sono eccezionali per tutta una serie di ragioni, innanzitutto lo sviluppo economico, la meccanica e la meccatronica. Bosch, Dietrag e Porsche rappresentano eccellenti attività di automotive, collegate con l'automotive. Merck Serono rappresenta un'altra magnifica realtà in materia farmaceutica e la Germania è per noi il primo paese per arrivi stranieri in Puglia. Sipario sulla prima edizione del premio giornalistico Salento My Love. Per il loro impegno nella promozione del Salento, premiati giornalisti internazionali Mario Masciullo e Joachim Fischer e Luca Bruno, titolare del ristorante Casa Italia. Berlino, del resto, è collegata direttamente con l'aeroporto di Bari, in Puglia, grazie ad Air Berlin e Ryanair. Tutti contagiati e contenti dall'allegria tipica salentina, con l'invito a venire di persona e scoprire quanto sia bello il Salento.